credo che la musica sia qualcosa che ha bisogno di motivarsi in sé. La verità, anche se certe volte tentiamo a dimenticarlo, è che chi fa musica lo fa perché lo deve fare, semplicemente. Cioè, io la mattina mi sveglio e respiro. Mi piacerebbe non respirare, perché molto spesso l'aria che arriva a casa mia, essendoci molto traffico, fa veramente schifo, però ancora non sono riuscito a sopravvivere senza respirare. Per la stessa ragione faccio musica. Il senso di quello che tu fai ritrova un senso collettivo e quindi una ricompensa. E questo vale a maggior ragione per la musica, dove il senso della musica è il niente, cioè la musica è una forma di espressione della vita, che ha bisogno di vita, ma dato che noi viviamo in una realtà in cui la vita non esiste o è molto ridotta, è ovvio che non abbia senso. Questa notte scura, dove la luna come condizione oggettiva della natura che si riprende i suoi spazi, un po' come quando costruiscono sopra i bordi di un fiume, fino a quando non ci sono grosse precipitazioni, tutto dice: ah, beh, bello, abbiamo fatto queste belle costruzioni abusive, nessuno ci ha rotto le scatole. A un certo punto ci sono delle piogge, arriva il fiume e si rimangia tutto quello. Io credo che noi, avendo perso degli appuntamenti evolutivi in senso antropologico, cioè in cui l'uomo è lui stesso a determinare i suoi cambiamenti, che si chiamano rivoluzioni. Noi storicamente nel 68, per esempio, io rovescio tutto il discorso sul 68, il 68 è stata la possibilità per l'uomo di compiere una rivoluzione. Quella possibilità è andata perduta, per cui la possibilità di rivoluzione oggi si è molto attenuata. E la natura che continua il suo corso fregandosene dei nostri approcci ci sta presentando il conto, cioè l'evoluzione è una cosa che non dipende dalla nostra volontà, ma è una cosa che è nella realtà. Noi stiamo vivendo di fatto la crisi del capitalismo, siamo di fatto governati da persone, io li definisco zombie nel senso letterale del termine, perché il liberismo comunque è morto come idea di organizzazione sociale, eccetera. Nonostante questo, noi abbiamo tutti i governanti, da quelli più di sinistra, più progressisti, a quelli di destra, che continuano su questa specie di loop che è morto, che è come se fosse un film dell'orrore in cui ci sono questi zombie che continuano a determinare le nostre vite. E oggi siamo arrivati a un punto di evidenza. Se vuoi, questo è il fascino malvagio del nostro tempo, in cui le contraddizioni sono evidenti, cioè sono lampanti. Da una parte vedi il concetto di democrazia si è sgretolato negli ultimi 6 mesi con una velocità pazzesca. Abbiamo dei banchieri, è come se noi chiamassimo a governare l'Avis al conte Dracula. Il concetto è uguale. Avvocati presente, si svegliò dal torpore in cui era caduto sotto quel dittatore, così conta futuro. Lo cacciò da suo fango e lo portò ad un tratto presente, si svegliò dal torpore in cui era caduto sotto quel dittatore, con secondo futuro e gli diede la mano, lo cacciò da suo fango e lo portò lontano. Il nostro approccio dall'inizio nella musica, ma anche come nelle arti visive, perché è una cosa che a me mi intriga parecchio, è sempre stato un po' di derivazione punk, cioè l'immaginario
pochi elementi gestiti nel modo più immediato e diretto possibile per raggiungere lo scopo di una comunicazione il più sincera e vera possibile. Questo tipo di approccio in musica significa anche sgrossare la musica di tutte quelle di quegli orpelli che nel corso degli anni per mezzo attraverso le case discografiche, gli interessi che si erano costruiti intorno, hanno costruito questa estetica un poco barocca, ampollosa, eccetera. Per cui Bisca quando nasce in contrapposizione a questo, mi è sempre interessato arrivare all'essenza del suono. Oggi le macchine che esistono ti risolvono il problema di come produrre la tua musica, nel senso che io oggi ho la possibilità di registrare i miei dischi quasi a casa o quasi senza costi di studi di registrazione, eccetera, eccetera, e questo significa poter mettere molto più a fuoco le mie idee. Qualcuno servirà, se ci pensi bene la paura in